faccio di tutto, bisogna sapersi adattare. La nostra produttrice Emanuela De Rosa, già mi dai una spuntatina alla frangetta? Perché parliamo di capelli? Scopriamolo subito con il nostro Giorgio Saracino, che si trova a Pavia con Gabriele Mottola, di professione barbiere. Buongiorno. Che storia è? Sì, buongiorno Tiberio, esattamente con Gabriele Mottola davanti alla stazione di Pavia, dove lui è riuscito ad arrivare dopo che il suo treno ha avuto 6 ore di ritardo. 5 ore fermi alla stazione di Chieuti, Serra Capriola, al confine tra la Puglia e il Molise. E allora Gabriele, che è barbiere, ha avuto un'idea. Che idea, Gabriele? Ciao Giorgio, ciao Tiberio, ciao a tutti. Nulla, la mia idea è stata quella di, insomma, cercare di trovare una soluzione per sdrammatizzare un po' il tutto. E eravamo fermi appunto sul treno, allora ho voluto prendere il mio materiale, insomma, offrirmi a tutti per cercare di regalare un sorriso, un po' di spensieratezza e recuperare un po' il tempo, ecco. E quindi ha deciso Tiberio di tagliare i capelli ai passeggeri che lo chiedevano per ingannare il tempo, per portare un sorriso e anche per combattere un po' la noia. Cosa particolare è che aveva con sé tutto l'occorrente, eppure era in viaggio in vacanza da Lecce a qui a Pavia. Occorrente che adesso ha anche portato qui, adesso ce lo mostrerà, questo zainetto. In questo zainetto c'era tutto il materiale che è servito per tagliare i capelli. Allora vediamolo insieme, spiegaci come mai arrivi con te questo materiale, sì, questo occorrente. Ma allora, solitamente io sono sempre due le valigie che preparo, quella per i vestiti e quella per gli attrezzi, perché tagliare i capelli, oltre a essere il mio lavoro, è una passione. Quindi, diciamo, se non taglio capelli per un tot di giorni ho proprio la nostalgia, quindi me li porto sempre con me. Quindi appunto in questo caso mi trovavo con la mia valigetta e insomma mi sono offerto a tutti per cercare un po' di recuperare il tempo e di sorridere un po'. Ecco, ma quali sono state le reazioni delle persone nel vederla tagliare i capelli lì sulla banchina di Chieuti? Ma allora, io ho portato con me mio fratello come volontario iniziale per cercare di, insomma, iniziare il tutto. Mi sono girato, ho messo la mantella, mi sono girato e ho visto tutti dai vagoni facevano foto e video, no? E dopodiché ho fermato un ragazzo, mi sono proposto e da lì è nato il tutto. È stato bello proprio vedere quello, vedere proprio le persone, insomma, anche con un sorriso e per cercare di, insomma, di recuperare tutto, no? Il tempo e... Ma chi è che si è avvicinato a lei per chiedere di tagliare i capelli? Si è avvicinato un ragazzo e da lì è iniziato il tutto. Poi si sono avvicinate anche delle signore, mi hanno proposto se appunto facessi anche donna, però donna sarebbe stato un po' più complicato, ecco. È stato bello quello, è stato vedere tutte le persone, insomma, col sorriso. E la cosa bella è, oltre al discorso di averla presa sul ridere, vedere anche proprio le persone che hanno capito il gesto, cioè quello di recuperare il tempo e di trovare una soluzione per drammatizzare il tutto, ecco. Gabriele, allora, ecco, una delle cose più belle, sì, di quando si va dal barbiere è leggere, ma credo che oggi le cose siano cambiate perché tutti quanti vanno di telefonino, conferma o smentisce? Sì, esatto, diciamo che il giornale non c'è, diciamo, non c'è più, si utilizza di molto di più il telefono, è vero. E anche, sì, il politicamente corretto immagino abbia attecchito nella bottega del barbiere, quindi calendari casti e puri. Esatto. Ma la tempora curunt. Sono cambiati i tempi rispetto a, sì, quando... Allora, sì. Noi ci dobbiamo salutare, però visto che il nostro Gabriele, come dire, è barbiere con un impulso irrefrenabile, vedo che il nostro Saracino... Allora, facciamo una cosa, può tirare fuori la mantella... Vestire il nostro Saracino come se lei fosse... Sì, sì. Vabbè. Saracino, mettiti seduto, trova un muretto, eccolo, e andiamo. Questo taglio qua, è gentilmente offerto dalla RAI Radio Televisione Italiana. Ecco, c'hai l'auricolare, capisco che possa essere d'impaccio. Mottola, poi le faremo, come dire, un piccolo omaggio. Visto che ha tagliato a tutti quanti, facciamo un bel taglio. Da dove si parte? Non ha neanche la spugnetta per umettare i capelli, ma lei è bravo, allora, ce l'ha nel sangue. No, ce l'abbiamo, abbiamo tutto. Bello così. Adesso iniziamo. Occhio ai marchi, ci che spieghi, non vediamo nulla. Da dove bello si così. Ci spieghi. Vai. Un bel taglio in diretta, perché c'ha sto, sì, maritozzo qua dalla... sopra, Saracino. Saracino, dai, su. Quando ti ricapita, bene così. Si parte sempre dalla zona superiore.
Volevo andare dal barbiere, però poi ho pensato ne approfitto con Gabriele Mozzola. Ma scusa, ma abbi pazienza, ma noi siamo qui ecco per qua. Questo, siamo una grande famiglia, sai, guarda che bello, guarda che... Ma quando ti ricapita? Ale. Ma ci sono bellissimo. Mozzola. Facciamo un bel taglio. I ragazzi vogliono fare il barbiere oggi oppure no? Sì, fortunatamente questo mestiere è tornato e tutti i ragazzi desiderano anche curare gli altri, quindi fortunatamente sì, è tornato. E anche la barba è tornata di moda. Sì, sì. Vabbè, allora... È tornata, senz'altro. Vi lascio questo, come dire, fai chiacchiere da barbiere, sparla male di quelli della televisione, Saracino, senza problemi. Sì, sì, sì. Tanto adesso chiuderemo il collegamento. Sì, grazie sì, a Gabriele Mozzola, continui il bel taglio perché poi il signore va in televisione, ci mancherebbe altro. Grazie, un saluto agli amici di Pavia. Senz'altro. Buone non cose. Non mi può lasciare così. Grazie. Grazie, salve.